la partita, sinceramente. No, no, Allora, intanto devo solo un attimo attendere che mi si sta ricaricando appunto la pagina per agganciare la diretta. Una volta partita la diretta, possiamo partire anche noi. Perfetto. Saluto anche Francesca che intanto mi sta salutando anche da Facebook. Ottimo. Ok. Allora, torno da voi per presentarvi. Ok, ce l'abbiamo sotto, ottimo. Allora, interrompiamo la condivisione, torno da voi, eccomi. Buonasera a tutti, benvenuti. Io sono Iris e sono qua a presentarvi il mio team e a presentarvi una serie di ricette e le ragazze che cucinano e Rossana, che è una nostra alleata per questa sera, tra poco ve la presenterò. Abbiamo allargato il nostro gruppo questa sera perché ci sono un sacco di ospiti nuovi, siamo proprio contenti di vedervi, quindi vi diamo il benvenuto e andiamo a scoprire. Vi vado a presentare le nostre cuoche prima di tutto. Quindi passo la parola a Fulvia che si presenterà e presenterà la sua ricetta. Dopodiché andremo a conoscere Elisa. E infine, ma non perché la voglio tenere per l'ultimo, perché è una chicca, Rossana, per poi partire subito con le nostre ricette e con quello che sarà l'accompagnamento delle nostre ricette con gli oli essenziali. Quindi andremo a scoprire anche cose molto interessanti a livello alimentare. Passo la parola a Fulvia ora. Eccola qua. Ciao a tutti, sono Fulvia, sono una new entry del team, è circa un mese che cucino insieme alle incaricate bimbi. Per questa sera prepareremo le mini pasqualine, quindi vi diamo già un'idea per settimana prossima, una cosa molto sfiziosa da usare come antipasto. Vado a prendere in carico Elisa. Allora, aspetta perché devo cambiare il video. Eccola qua. Ciao Eli. Buonasera a tutti, io sono Elisa e sono col team da più o meno 5 mesi, 5-6 mesi e niente, ci piace e stasera vi cucino un pan coniglio che si può mettere come anche centrotavola. Per chi rimarrà con noi fino alla fine scoprirà anche come è stato chiamato questo pan coniglio in questa settimana di preparazione, ma lo terremo soltanto a chi resterà con noi fino alla fine. Lo sveleremo solo. Adesso arrivo Ross, ma mi sono dimenticata di una cuoca. Sono io la terza cuoca, non cucino direttamente, proprio in diretta, diciamo, ma vi farò vedere dei passaggi per una ricetta che ho preparato oggi, che sono gli hamburger di zucchine. Quindi anche qua una ricetta primaverile, ideale anche per la Pasqua, ed è aromatizzata con vabbè, non ve lo dico perché voglio farvelo scoprire più tardi. Quindi adesso passo la parola a Rossana, così potrete conoscere anche lei e poi iniziamo a cucinare. Adesso Grazie dopo mi Iris. sento di presentare Rossana, perché io devo andare a cercare. Ecco qua. Buonasera, buonasera a tutti. Piacere di avervi qui stasera. Accompagneremo le ricette che verranno cucinate, come diceva Iris, con gli oli essenziali. Che possono essere dei formidabili alleati nella cucina, perché sono le essenze della pianta, per cui sono, come dire, proprio il cuore, l'essenza vibrante delle piante che utilizziamo normalmente poi anche aromatiche, eccetera. L'olio essenziale esalta ancora di più le proprietà che sono della pianta, quindi addirittura cioè proprio ha una vibrazione altissima e quindi cucinare con gli oli essenziali vuol dire dare ai piatti un qualcosa in più a livello proprio di vibrazione energetica, ma anche emozionale, come vedremo poi. Grazie, Ross. Qua con Vedo, noi tantissime persone che conosco che utilizzano infatti già gli sono oli essenziali e felicissima. sicuramente sono curiose anche del mondo bimbi.
Sì, infatti stavo appunto per aggiungere, perché non avevo presentato invece il protagonista dei nostri corsi di cucina, che è proprio il Bimby TM6, e che sarà lo strumento col quale andremo appunto a fare tutte le preparazioni di questa serata, e che ci permette, oltre, vado a, ok, no, potevo fare una cosa più bella, guarda, faccio una cosa, niente, non riesco, sto giocando. Giocando che video, nulla, mi conviene partire con la cucina perché sto pasticciando con le telecamere. Dicevo, noi utilizziamo appunto il Bimby TM6 che ci permetterà di preparare le cose, le ricette di questa sera, ma che ci permette anche di poter andare a scegliere degli ingredienti mirati ed elaborare le ricette a seconda delle nostre esigenze. Quindi andiamo passo a scoprire le prime preparazioni e i primi passo passo della nostra prima ricetta. Ecco qua, Fulvia. Ecco qui, partiamo subito. Prepariamo una brisée al parmigiano. Io ho già selezionato la ricetta sul mio TM6. Devo Aspetta che arrivo, semplicemente. eccola qua. Ecco qui, clicco su inizia a cucinare. E mi dice subito: mettere nel boccale 80 grammi di parmigiano reggiano a tocchetti. Io mi sono portata un po' avanti, per cui l'ho già grattugiato, tritandolo nel Bimby. Schiaccio comunque tara per pesarlo. La Quello che bilancia. vedete è lo schermo touchscreen del nostro Bimby che ci permette di interagire direttamente con i passo passo delle ricette e di andare a pesare via via gli ingredienti perché richiama in automatico la bilancia integrata digitale. Vado avanti, salto questo passaggio perché ho già tritato il mio parmigiano e lo ritrasferisco nella ciotola. Giustamente. È stata richiamata una delle modalità che era il frullatore, l'avete visto nel cerchiolino. Puoi tornare indietro di un passo, Fulvia, perché non avevo utilizzato, eccolo qua. Il frullatore è proprio la modalità, una modalità integrata, è famosissima in Bimby, per chi già lo conosce, sa che Bimby quasi nasce frullando e omogenizzando, e in questo caso è la modalità che viene richiamata automaticamente per andare a tritare il formaggio. Ma è anche la stessa modalità che ci aiuta a preparare le farine in casa, quindi un'altra piccola chicca. Vai pure avanti, Fulvia. Perfetto. Mi chiede di aggiungere la farina, 300 grammi di farina. Il Bimby mi richiama in automatico la bilancia. Schiaccio tara e peso la farina. Avanti, aggiungere 150 grammi di burro in pezzi. Rossana, intanto tu avevi già indagato con quali oli è possibile accompagnare queste mini pasqualine, giusto? Sì, qua ci può stare bene un olio essenziale, l'olio essenziale di pepe nero. Non lo so Ah, è se vero, tu sì, mi avevi. l'avete mai sentito, visto, annusato soprattutto perché è un olio molto particolare. Fulvia, vai pure avanti intanto, Perfetto. tranquillamente. Visto 100 che grammi di comunque. acqua e impasto. Quindi sulle torte salate l'olio essenziale al pepe nero accompagna bene, diciamo, perché queste mini pasqualine sono simili alle torte salate, sono piccoline, ma. Sì, dà quella nota, insomma, pepata, appunto. Sì, è un olio particolare. Non l'ho mai provato. E te lo farò sentire. Eh sì, assolutamente. Sì. Vado avanti, in 20 secondi la mia brisée sarà pronta. È un impasto molto veloce quello della brisée. In questo caso è un impasto semplice perché appunto gli ingredienti sono stati basici, non è stata aromatizzata in nessun modo, ma è un impasto che non richiede la funzione spiga. Nunzia, mi fai vedere un secondo le funzioni mentre appena finisci con la brisée, tanto manca qualche secondo. Perché poi ti ritorna di là, esatto, no, rimetti le funzioni. Qua ci sono tutte le funzioni integrate. Per la brisée non occorre l'impastare, quindi qua vedete in seconda posizione la funzione spiga, ed è una spiga che è una funzione dedicata agli impasti. Per la brisée non serve, perché adesso Fulvia ci farà vedere com'è l'impasto della brisée.
Intanto Rossana in chat ci hanno chiesto informazioni riguardo all'olio, quindi lascio rispondere a te mentre Fulvia maneggia l'impasto. Sì, allora stasera parliamo in particolare degli oli essenziali doTERRA. È importantissimo utilizzare oli assolutamente puri, come sono questi oli, che sono appunto, perché è importante, no? Quando li utilizziamo in cucina, in generale, è importante che sappiamo il prodotto che utilizziamo, quindi devono assolutamente gli oli essere puri, e in questo caso sono oli assolutamente puri, appunto, e prodotti in modo etico, diciamo, sostenibile, molto curati, molto... a noi piace molto chiamarli vibranti, nel senso che se aprite una boccetta vi arriva tantissimo, quindi in realtà parlano da soli, ecco, non, sarebbe bello farveli sentire a ognuno di voi, non al di là dello schermo, perché veramente... trasmettono tantissimo di loro, quindi diciamo, basta lasciarsi trasportare. Esatto, ci sono molti prodotti che a volte possono trarre, sembrare simili tra di loro, in realtà poi portano dentro di loro immense differenze, quindi è meglio indagare molto, sì, questo lo dico un po' su tutti i campi, però diciamo che stiamo parlando di due prodotti che hanno un valore immenso, e questo valore è motivato, solo vivendoli si può capire perché hanno quel valore, quindi anche se a colpo d'occhio potrebbe sembrare che siano sostituibili, non è proprio così. Vado da Fulvia, perché ha il suo panetto di brisè. Allora, il panetto praticamente si forma veramente con due movimenti, e subito lo avvolgo nella carne da forno, nella pellicola, e lo faccio riposare in frigo. Il bimbi infatti mi dice: compatta l'impasto con le mani, appiattiscilo, copri il panetto con della pellicola e lascia riposare 10 minuti. Perfetto, allora avvio il mio primo step di ricetta. Quindi vado a recuperare la mia cartellina, non so, vediamo se... Si vede, lo vedete il video? Lo vedete? No. No, allora aspetta. No, Iris, non si vede. Che devo andare a fare un cambiamento. Allora, condividiamo lo schermo. Ecco qua, devo riprendere questo, perché se no si vedeva solo la cartellina. Ecco il mio primo step della mia ricetta, che è il burger di zucchine. Ah... è che non vedo il play. Ok. Buonasera, mi saluto anche da qua. Allora, questa sera cucinerò anche io. In realtà non cucino come loro dal vivo, ma cucinerò, preparo questa video ricetta per questo pomeriggio per poter rappresentare questa sera. Perché oggi sarò anche io una cuoca, quindi non farò solo da regia. Allora, vado a recuperare la mia ricetta, quello che vi prepareremo insieme. L'ho salvato nella mia settimana, sono i burger di zucchine. E anche in questa ricetta ci sarà un ingrediente che potrà essere sostituito da un olio essenziale. Dopo Rossana ci dirà come e quando utilizzarlo. Iniziamo a cucinare. Il primo ingrediente che mi viene richiesto è il grana. Quindi posso far tagliare, se no la mia bilancia va un po' al manicomio. 30 grammi di parmigiano da grattugiare. Ecco i miei pezzettoni. Come sappiamo bene, il nostro bimbi si occupa di tutto, quindi basta semplicemente metterlo nel boccale, avviare, chiudere, 10 secondi, velocità 10. Abbiamo finito di grattugiare. Clicco avanti, si sblocca il mio bimbi, mi faccio sbirciare, ci vuole un po' invece si può dire, e salvo il tutto in una sorellina. Posso proseguire con il mio. Vado avanti, 20 grammi di olio. Allora, mi sposto un po', se no non vedo bene, Quindi proprio... non moltissimo olio, perché 20 grammi è davvero poco. Poi con questa bruschetta va proprio giù a filo, quindi mi permette di gestirlo bene.
uno spicchio d'aglio, eccolo qua, lo mettiamo all'interno, posizioniamo il misurino, clicco avanti, per 3 minuti, 120 gradi, velocità 1. Ora passo la parola a chi è in scaletta dopo di me. Eccomi. Abbiamo dovuto incastrare perché abbiamo avuto un piccolo problema con la terza chef, quindi ho rimediato una video ricetta adeguata per accompagnare le mie colleghe. Quindi adesso passo ad Elisa. Eccola qua. Elisa, non ti sento. Ok, ce l'ho fatta. Ok. Intanto saluto i nuovi arrivi perché abbiamo avuto dei nuovi ingressi. Sì, Iris, colgo l'occasione. Siccome devo fare entrare le persone perché sono ospite, sì. Non riesci a mettere anche qualcun altro magari? Sì, avevo messo anche Lorena io come co-ospite, adesso metto anche Rossana. No. Adesso pesco un po' di cospiti a caso, che così ci ha aiutato a gestire questa serata fantastica perché siete tantissimi ed è bellissimo. Vai Eli. Allora, vabbè, buonasera a tutti. Mi alzo, ma non mi vedete più se mi alzo. Ok, allora. Tranquilla. Incominciamo a cucinare il pan coniglio. È che non devo dirle che eravate in tantissimi, per cui adesso l'ho mandata un po' in pallone. Ok, l'ho fatta male. Però, vabbè, incominciamo a cucinarlo. Vai. Mi chiede 200 grammi di acqua. Mettiamo bene la tara. Ok, perfetto. Devo stare attenta perché qui è la parte che mi emoziona di più, che poi mi cade sempre dentro di tutto e di più nel boccale. Intanto ho pescato Giorgia, l'ho vista in mezzo alla folla e l'ho pescata come co. Grazie. Perché allora, poi mi chiede 100 grammi di latte, che l'ho preso qua. Allora, ho arruolato tutte le mie incaricate. Ok. Intanto tu sei perfetto, stai facendo vari passaggi. Allora, mi chiede lo zucchero, perché poi andremo a mettere anche il lievito. E lo zucchero serve sempre a attivare il lievito. Quindi me ne chiede 10. Sono più o meno 3. Ok. Poi avanti, il lievito fresco, che ce l'ho qua. Anche qui come lievito, quando bisogna fare i lievitati, si può anche decidere di abbassare un pochino la dose di lievito lavorando sulle tempistiche per la lievitazione. Quindi se vogliamo ridurre i tempi e abbiamo più fretta, staremo in un ambiente un po' più caldo e metteremo il giusto lievito richiesto. Se invece vogliamo un impasto più leggero, possiamo allungare i tempi di lievitazione e portarlo semplicemente a raddoppiare di volume, ma senza magari dover attendere solo 2 ore, ma un po' di più, perché appunto ci vuole più tempo. Se cala il lievito deve inevitabilmente aumentare il tempo o potrete sfruttare una delle funzioni. Vai Elisa, vai pure. Mettiamo il nostro coperchio con tanto di misurino e andiamo avanti. Qui in questo momento ci chiede di portare la manovella della velocità a 2 per 3 minuti. Scalda l'acqua a 37 gradi perché è la temperatura massima dove il lievito non perde, non muore praticamente. Dopo i 37 gradi il lievito incomincia a risentire. Sto dicendo cavolate, Iris. No, 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 perché non vedevo che ero inquadrata, quindi intanto mi sono un po' lisciata la pelle. No, comunque adesso sta praticamente per 3 minuti, fa così, scioglie il lievito e poi dopo prima 37 gradi. Andremo avanti. Posso chiederti di farmi vedere la funzione fermentazione, Eli? Certo. Perché stavamo dicendo appunto che si può sfruttare
dall'altra parte. Perfetto. Si può appunto sfruttare, vai all'ultima pagina, una delle, delle funzioni magiche che è proprio la fermentazione, che è la prima lì in alto a sinistra. In questa pagina ci sono tre funzioni speciali, tre modalità chiave del BBTM6, che sono le modalità che uniscono innovazione e tradizione. Con la fermentazione avremo modo proprio di autoprodurre tutta una serie di prodotti all'interno del nostro varoma e grazie alla temperatura e alle tempistiche lunghe, 12 ore, 8 ore di fermentazione, o di far lievitare degli impasti in modo equilibrato attraverso appunto calibrando la temperatura per poter ricreare all'interno del varoma, che è un contenitore che occorre per cuocere a varoma e per fare anche appunto la fermentazione, che viene posato sopra il nostro boccale per andare a ricreare la cella di lievitazione, quindi umidità costanti e temperatura costanti, proprio per permettere al lievito di attivarsi nel modo migliore e nel modo più idoneo. Vedo Fulvia che mi osserva e mi chiedo se deve raccontarci qualche step. Ma no, guarda, stavo leggendo un po' i messaggi in chat, ero curiosa di... Io non li ho letti, mi sono persa, dimmi, dimmi. No, curiosa di vedere se c'erano delle richieste particolari, però siamo davvero in tanti stasera, ci sono soprattutto saluti, e poi c'è il messaggio di Marta che chiede dove poter trovare questi oli. Ne abbiamo parlato prima, lo stava appunto dicendo Rossana, potrete contattare tranquillamente Rossana, i contatti li troverete attraverso sia la sua pagina, che penso a fine di tutto ci dirà, giusto? Perfetto, mi fa sì con la testa, e troverete la videoregistrazione nel gruppo, scusatemi, nella pagina Facebook Il Bimbi Brianzolo. Siamo un po' come il Brianzolo imbruttito, il milanese imbruttito, abbiamo un po' ricalcato quel nome e ci è piaciuto tanto, quindi attraverso la nostra pagina potrete anche arrivare a Rossana se ve la perdete questa sera, ma se rimanete con noi fino a quando abbiamo presentato le nostre ricette vi daremo tutti i contatti necessari. Vi passo la parola a Elisa ora. Ok. Allora, sono andata avanti che, e mi chiede di mettere la farina. Qua mi dà due tipi di farina, o la farina tipo 1 o la farina 00. Quindi ognuno può scegliere quello che vuole mettere, potrebbe mettere anche la farina se più desidera, o fare il gioco di farine, un po' di integrale, un po' di farina normale. Eli, perdonami, aggiungo questa cosa per chi non ha modo di vedere la chat. Domenico scrive appunto: contattate per approfondimento olio la persona che vi ha invitati, quindi esattamente per come riguarda noi per bimbi, le incaricate che vi invitano, se volete ricontattarle potrete ricontattare loro, per la stessa cosa per quanto riguarda effetto farfalla, contattate tranquillamente chi vi ha contattato. Intanto Elisa ci sta mettendo la farina all'interno del... Non so chi sta chiacchierando. Sento delle vocine bellissime. Mi sei bloccato tutto. Se volete però nel frattempo aprire i microfoni, fare domande mirate, potete senza nessun problema, eh? Noi chiacchieriamo molto volentieri. Giorgia ha fatto una domanda in chat, ha chiesto se può probabilmente fare queste ricette con il bimbi classico. Allora, sì, per quel che riguarda le ricette che stiamo facendo le puoi tranquillamente preparare col bimbi classico. Che modello di bimbi hai? Perché classici sono tutti, ma tra TM31 e TM5 c'è un cambiamento importante, e col TM6 ancora di più. Quindi alcune funzioni magari non sono integrate nel vostro bimbi, quindi sapere che modello avete è utile. Poi altre cose si possono anche in realtà preparare anche senza bimbi. Ognuno fa un pochino, si accosta alla cucina con come preferisce, quindi sono ricette realizzabili davvero in tutti i modi. Io nel frattempo ho messo la farina, 600 grammi di farina, ho messo 60 grammi di burro e adesso sto mettendo il sale e
lo zucchero l'abbiamo messo prima. No, mi chiede il nostro coperchio con misurino e adesso mi impasta per 3 minuti. Allora. Devo girare la manopola, scusate, ma essendo tutto al contrario. Ecco un'altra delle modalità integrate che vengono richiamate automaticamente, che è appunto la modalità spiga. È un altro modo di impastare, cioè rispetto alla brisé, è un altro modo di impastare, è proprio l'impasto classico. In questo caso Bimbi va a lavorare l'impasto 3 volte. In antiorario e 3 volte in orario, proprio richiamando quello che sono la nostra manualità, come se ci fossero proprio delle mani a impastare, a compattare gli ingredienti. Mentre gira l'impasto di Elisa, passo al mio secondo step. Quindi dovevo preparare prima il video, perché altrimenti voi riguardate la mia cartella inutilmente. Invece se preparo il video posso condividere il video. Perfetto. Allora, ecco il mio secondo step. Abbiamo soffritto l'aglio con l'olio. Mi ha chiamato perché ha smesso, i suoi 3 minuti sono passati. Vado avanti. Io nel frattempo mi sono preparata le zucchine a rondelle, 400 grammi di zucchine. Infatti proprio adesso mi chiede 400 grammi di zucchine a rondelle. Che io casualità. Che casualità. Questi sono dei burger speciali, sono aromatizzati, sono molto buoni, sono freschi, primaverili, quindi vale davvero la pena, questo no, vale davvero la pena provare a farli, perché è una ricetta sugosa. Mi pare chiudere il boccale, avanti, 3 minuti, 120 gradi, antiorario. Per cui andrà a rosolare le mie zucchine in antiorario, quindi senza tritarle, e io pian piano preparo gli altri ingredienti. Ho preparato del pan carré e vediamo cos'altro mi occorre. Vi elenco gli ingredienti. Il grana l'abbiamo già grattato, l'olio l'abbiamo utilizzato, aglio, le zucchine, 4 fette di pan carré senza crosta, 50 grammi di pan grattato, eccolo qua, 2 lametti di menta fresca, vi do un indizio riguardo all'essenziale, 1 pizzico di sale e 1 pizzico di pepe. Quindi il pan carré ce l'ho qui, il grana ce l'ho qui, vado a recuperare la mia menta, utilizzerò quella fresca perché abbiamo pensato anche a chi in casa ancora non ha gli oli essenziali. Ma Rossana vi racconterà come poter utilizzare la menta su questa ricetta, perché la menta è davvero un sfizio e ci vuole per accompagnare le zucchine in maniera formidabile. Non so se lo farà a questo stesso o a quello successivo, probabilmente lo faremo a quello successivo, quando andrò proprio a inserire i prossimi ingredienti. Quindi intanto la prepariamo. Grazie, a dopo. È complicato fare questa cosa, fare la ricetta oggi pomeriggio, poi ripensare alla serata, per me è stato davvero un rebus, spero che vi piaccia, anche se è un po' diverso rispetto ai nostri soliti corsi. Rossana, più che un come l'ho chiamato, un accenno, in realtà ho proprio spoilerato l'olio essenziale, era quale volevo essere un pochino più criptica, invece non mi è riuscito. Beh, menta e zucchino è un classico, no? Cioè, è proprio l'estate, quindi... Abbiamo fretta di arrivare al caldo. Esatto. Allora, l'olio essenziale di menta piperita è un olio essenziale che non può mancare nella cucina primaverile estiva. È un olio essenziale fresco, ovviamente, che dà quel brio. E non a caso quando sentiamo la menta ci sentiamo subito rinvigoriti, no? Sentiamo quell'aria frizzante. È stato proprio, ho detto mamma mia, in realtà volevo un quella snippata, esatto, avrei voluto, perché dal punto di vista emozionale la menta ci va proprio ad attivare, quindi non è un caso, no, che il nostro corpo agisce ancora prima della nostra mente, no? Che ci rendiamo conto, quindi ci attiviamo subito quando sentiamo l'odore di menta, perché porta movimento, porta attenzione, porta frizzantezza.
quindi è sicuramente un olio essenziale molto utile e dal punto di vista emozionale proprio dalla carica la menta, è proprio un olio potente. Concordo. E quindi dà la carica anche ai piatti, ovviamente, perché un piatto con la menta, insomma, è un piatto che si gusta soprattutto se gustato in compagnia, se si può, in famiglia, è molto stimolante. È riattivante, benissimo. Molto. Allora, Elisa, vuoi continuare con col tuo impasto, così poi lo mettiamo un po' a nanna, visto che ne hai... Ok, sì. Ci sono. Vai. Allora, l'impasto è finito. Intanto ci chiedono le ricette. Si dovrà ottenere un impasto elastico e lavorabile. Allora, esatto. Vogliamo vedere cos'è successo nel tuo boccale. Guarda che bell'albero pasquale. Eccolo lì il nostro impasto, vai, perfetto. Ok, poi andiamo avanti. Trasferire l'impasto in una ciotola e coprire con la pellicola. Lasciare lievitare al riparo per circa 2 ore. Quindi tu in teoria gli ho preparato un altro dopo, non vi preoccupate, non vi tengo qua 2 ore. No, noi stavamo qua a chiacchierare, ne abbiamo tanti di oli di cui parlare, io voglio scoprire. Ah beh, sì, quello è bello, mi piacciono un sacco. Sì, sì. Allora, metto il mio impasto dentro nella mia ciotola, copro e ci vediamo dopo, tiro fuori l'altro. No, allora ci vediamo tra poco. Fulvia, tu sei ancora in attesa o sei in lavorazione? Non ti sento, sei in mute? Eccomi, ho riattivato l'audio. No, stavo aspettando, volevo far vedere la consistenza dell'impasto. Eccoci. Perché è veramente un impasto semplicissimo da lavorare. Quindi vado un po' avanti con gli step. Allora, in verità, la ricetta di Cookidoo mi dice di lavorare la pasta brisée direttamente sulla carta forno. Io, avendo il piano in acciaio inox, preferisco lavorare direttamente sull'acciaio, che vado molto più veloce nello stendere l'impasto. L'impasto è perfettamente amalgamato, lavorabile, veramente in un minuto riesco a stendere la sfoglia. Che poi questo stesso impasto lo si può utilizzare per altre preparazioni, perché è una pasta matta, giusto? Una sorta di pasta matta. È una base che va bene per qualsiasi torta salata. Tra l'altro l'ho provato domenica, è davvero molto molto saporito. E comunque ed è la stessa base che si può sostituire l'acqua col vino, giusto? Tipo ci sono gli impasti... La pasta al vino. Fantastica. O la farina normale con la farina integrale. Sono paste semplicissime, rapide, non hanno neanche bisogno di lievitare, riposare troppo, sono proprio pronte all'uso. Allora, la ricetta mi dice appunto di riprendere la pasta brisée, stenderla, formando un disco e con un coppapasta del diametro di 10 cm ricavare 10 dischi, ricavare anche 10 dischi con un coppapasta da 6 cm. Io ho già preparato i coppapasta in maniera da ritagliare i dischi e poi adagiare il disco più grande nella formina del muffin. Magari me ne faccio vedere uno, ecco qua. Il disco l'ho preso. Io utilizzo queste teglie per muffin in silicone, così non sono costretta a imburrare, infarinare. E le vai a posizionare. E voilà. Magari andiamo un po' avanti con la ricetta, così io dopo continuo con l'impasto. Vediamo la ricetta. Okay, allora aspetta che ti inquadro, così la condividiamo anche con chi... Ecco qui. Ok, allora ho ricavato i dischi da 10 cm e quelli da 6 cm che tengo da parte. Bucherello il fondo dei cestini di impasto con i rebbi di una forchetta e tengo da parte. Adesso il Cookidoo mi dice di mettere 500 g di acqua nel boccale e poi chiudere il boccale e portare
a temperatura. Nel frattempo mi dice di posizionare 250 grammi di bietole nel varoma. Io ho preferito utilizzare gli spinaci perché li avevo già a casa da consumare. E mentre voi chiacchieravate con Iris, ho già cotto gli spinaci per 25 minuti. Ok, posso già preparare il ripieno mettendo i miei spinaci nel boccale. Avendoli già pesati, non è necessario ripesarli. ...150 grammi di ricotta di pecora scolata dal siero. Quindi adesso nel boccale stai mettendo le verdure già cotte a vapore e aggiungendo quello che sarà poi. Anche in questo caso, Ross, parlavi prima dell'olio essenziale del pepe, al pepe, giusto? Da mettere all'interno dell'impasto, in questa farcitura, o dopo? Sì, si può mettere con le bietole. Okay. Le bietole, giusto, sì. Sì, in questo caso Fulvia ha usato gli spinaci, ma cambia poco. Si possono... Ah, ok, avevo letto bietole, ok, sì, ma è uguale. Sì, infatti qua ho due pizzichi di pepe nero macinato, ma noi giochiamo di oli. Sì, allora l'olio di pepe nero è un olio insomma bello, bello intenso, quindi ne bastano davvero una, al massimo due gocce, ma va bene anche una. E una per un impasto, tipo qua avremo una farcitura che sarà sui tre etti, giusto Fulvia, più o meno? Sì, allora va bene una goccia. Ricordiamoci che gli oli essenziali sono concentrati rispetto alla pianta o alla spezia o comunque all'aroma che si utilizza normalmente in cucina. Quindi abbiamo proprio un aroma molto più concentrato. Certo. Che in cottura può andare un pochino perso, però sul pepe nero insomma un po' meno. Ecco, magari sono gli agrumi che sono un po' più volatili, per cui... lì qualche goccia in più non guasta, però magari poi lo vediamo con altre con altre ricette. Perfetto. Vado avanti con la preparazione del ripieno, aggiungo il parmigiano che abbiamo grattugiato prima e un uovo intero. Posiziono il coperchio con il mugolino. Vado avanti. E amalgamo per 10 secondi. Perfetto. Ok, stavo osservando il processo, ok. Allora, qui a miscelato concordo ho provato a mettere due gocce di menta nel ripieno dei carciofi ed era fortissima. Monica dice appunto che due gocce per i suoi carciofi erano davvero tanti, per cui quanto rende una sola goccia di olio essenziale. Io oggi un pochino, dopo vedrete le mie misere foglioline di menta, un pochino ho rimpianto il non avere sotto mano già l'olio la menta, perché... era proprio, poi a me piace particolarmente, ho la mia piantina di menta piperita nel mio vaso, ma ovviamente all'inizio, cioè gela l'inverno, rimane lì e poi rispunta poco poco, e quelle quattro foglie che avevo fatto gliele ho rubate io oggi. Vabbè, intanto dimmi se inquadri il piano, facciamo già vedere la prima tortina perché siamo pronti con il ripieno. Allora, abbiamo foderato lo stampo con l'impasto, lo bucherelliamo con una forchetta in modo che il nostro ripieno, che è un po' umido con la ricotta e gli spinaci, non ammorbidisca eccessivamente il fondo, e poi con un cucchiaio distribuisco il ripieno, che come vedete è perfettamente amalgamato, nei miei cestini. E qua viene la parte divertente, perché la ricetta mi suggerisce di distribuire il ripieno per riscaldare il forno, formare dei piccoli incavi nel ripieno di spinaci e ricotta, nei quali sistemare un pezzettino di burro e un uovo di quaglia. Quindi sarà complicatissimo aprire queste uova di quaglia. Eccole qua, sono piccolissime.
aggiungiamo il burro. Okay. Vediamo di non fare pasticci con le uova di quaglia. Poi chiaramente il ripieno con l'uovo di quaglia sarà ricoperto dal secondo dischetto da 6 centimetri che abbiamo ritagliato prima. Io non saprei mai fare una cosa del genere, perché se venite da me mangereste anche il guscio dentro le pasqualine. Ma sono bellissime! Sono stupende, le vedremo alla fine, perché poi tagliarle sono meravigliose, ma e non è semplice evitare... Lasciamo perdere, perché allora, se penso alla giornata di oggi... Hai l'altro gusto di pasta, sì. Esatto, però non vediamo quello che tu hai fatto, perché il tuo... Aspetta. Come dire... ok. Eccoci qua. Adesso allora, vediamo. Si vede anche l'ovetto. Io adagio il disco qui con delicatezza e poi basta semplicemente con una forchetta far aderire i lembi di impasto. Li pizzico appena appena con una forchetta ed è fatto. Io andrò avanti con la preparazione degli altri cestini, accendo già il forno, così appena ho le lenti pronte le inforno. La cottura è una cottura molto molto veloce. Pennello con un po' da 30 minuti, in 30 minuti sono perfettamente dorati. Intanto c'è appunto Monica che dice che ha preso di recente anche l'olio, il pepe nero e rosa, ma non sapeva ancora come usarli, speriamo di avergli dato un'idea. Rosa, hai qualche altro suggerimento sempre in cucina per Monica? In cucina o non so adesso. Monica, penso allora, che io il pepe nero ho provato a utilizzarlo nell'hummus di cannellini. Nell'hummus. Ah, caspita, devo fare anche quello di ceci io, vedi? Niente, mi devo armare bene io di oli. Perché... Quindi un po' dove si mette il pepe. Io ho provato nell'hummus di cannellini insieme anche all'olio essenziale di limone e devo dire che è venuto saporito. Sempre una goccia, insomma, di pepe, perché comunque è particolare. Come resa, però è molto buono. La mia dispensa in rivista sotto forma di oli essenziali. Sì, ma anche il pepe rosa è buonissimo, il pepe rosa è proprio... Lo dici con una nota goduriosa. Sì, perché i pepi mi piacciono un sacco, sia il nero che il rosa, quando li ho aperti sono... Ma veramente... Cioè l'olfatto, essendo il nostro senso più antico, ci va a risvegliare proprio delle emozioni. È proprio vero che gli odori, no? Che forse lo sottovalutiamo un po', no? Il senso dell'olfatto. E con gli oli essenziali io l'ho riscoperto tantissimo, perché invece ti dà proprio a livello emozionale, è vero che ogni olio ti va ad attivare determinate emozioni e determinate vibrazioni, sentimenti, sì emozioni, quindi ci cavano a caso, infatti è proprio l'olfatto il primo senso che i neonati usano. Poi io adoro l'aspetto emozionale degli oli essenziali, forse anche perché vabbè il mio lavoro non è la cuoca. Quindi siamo dentro per il piacere proprio di sentirti. Sì, però li usiamo ovviamente anche in cucina. Però il cibo, anche questo, è una parte emozionale molto importante della vita, no? Se ci pensiamo. Quindi cucinare con amore, con ingredienti sani, genuini e... mangiare con chi ci piace e magari aggiungere anche, oltre agli ingredienti che si scelgono, anche gli oli essenziali, dà proprio un aspetto vibrazionale altissimo, altissimo. Certo. Sono piatti veramente diversi. Bisogna provare per capire, insomma, ecco. No. Però il pepe nero è un olio essenziale, tra l'altro, molto, molto... potente a livello emozionale, perché è l'olio dello smascheramento, quindi va a lavorare molto su tante questioni, a scovare scheletri nascosti nell'armadio. Sì, ecco, per una cena particolare, personali, diciamo che
aiuta a lavorare bene. Bene. Grazie Ross. Allora vado a condividere il mio piccolissimo breve step, perché altrimenti anche la mia ricetta rimane ferma, e dopo passerò la parola a Elisa. Mi dice nel frattempo di preparare 4 fogli 10x10 di carta da forno, eccoli qua, i miei fogli pronti per andare a collocare sopra il mio impasto che farò fare. Dopodiché, se in cottura si è riformato il liquido, far asciugare. Mi ripropone ancora la cottura da 10 minuti a 100 gradi, lo vado a riattivare. Finita questa cottura dovrò farli raffreddare per un quarto d'ora, quindi ci vediamo al termine del raffreddamento. Ecco qua, quindi ho fatto il mio passaggio, vado in impasto, intanto Fulvia sta chiudendo le sue pasqualine e io vado a pescare Elisa, il cui display si è spostato, non so cosa gli sarà successo. Allora vedo lei ed eccola qua. Ciao Eli. Eccolo, adesso sì, adesso si vede anche il tuo bimbi, ma tu sei mute. Non ti sento. Invece Giovanna non si... Ora sì, vero? Però penso che anche il mio video fosse in mute, perché scrivono non si sente. No, non si sentiva tanto. Ok, allora, era uno spezzone molto rapido, ho avviato una cottura di 10 minuti. Giovanna, sì, era il mio video, sono Iris, la signora delle zucchine e menta, sono io, e avevo praticamente avviato la cottura delle zucchine con l'olio e l'aglio per 10 minuti, a velocità 1 col bimbi. E avevo preparato anche dei quadratini di carta da forno 10x10, perché poi il mio impasto, il mio burger andrà collocato proprio sopra queste carte da forno 10x10 per essere più agevoli nello spostamento all'interno della poi padella d'olio per cuocerli, insomma. E non ho fatto più nient'altro, era un video brevissimo. Elisa intanto ha preso uno dei suoi impasti di scorta, perché ha 8 conigli che girano per casa lievitati, cotti e non, per il corso. Allora, questo è l'impasto lievitato. Ok, perfetto. Quello lo mangiamo domani, perché oggi non te lo faccio usare. Sì, però devo fare il primo, no? Vai. Mi ha chiamato, no, ci siamo sentite via audio in settimana, mi ha detto, ma io ho una cosa tipo 4, Sonia, non dire la signora delle zucchine, ho una cosa tipo 4 conigli da preparare tra impasti cotti e non. Intanto ho Sonia che mi prende in giro sulla signora delle zucchine, che non si può sentire e che non faremo uscire da questa video diretta che va solo su Facebook. Vabbè, chi si aggancia ora... Va bene, ne sente ricotte di crude col pepe nero, poi facciamo proprio. Allora, vediamo cosa ci dice. Dov'è? Lì. Aspetta. Così? Vedete? No, aspetta, cosa devo inquadrare? Il bimbi che ci dice cosa dobbiamo fare. Perfetto, vedo la manopola. Dai una ruzzata allo schermo. No, dall'altra parte. Un altro po'. Ok, ci siamo. Ok. Allora. Trasferire l'impasto sul piano di lavoro, e ce l'abbiamo. Adesso dobbiamo dividere l'impasto per fare il coniglio. No, ritorno di là, pensavo dovessi dividerlo, vai. E ho messo la bilancia, cioè non so come fare a farvelo vedere. Ho messo un piatto sul nostro coperchio, okay, del bimbi. Quindi devo fare 300 grammi la pancia, 200 grammi il musetto, poi devo fare le orecchie da 150, da 125, oh, ricordatevi tutto perché ho una memoria terribile, quindi 125 grammi per le orecchie, 4 pezzi da 30 grammi l'uno per le zampe e 3 pezzi da 10 grammi l'uno per il naso e la bocca. Allora, si fa così. Mettiamo un segna. Andiamo qua, prendiamo la bilancia e allora
300 per il pancino, giusto? Ora io ti faccio fare tutte le divisioni e tutti gli smazzamenti e vado a condividere. Ma mi aiutate, mi lasciate qua così. Ti lascio lì, se mai verrà sformato, cioè avrà un'orecchia più grande, un piedino più piccolo, non so. Vabbè, l'ho già fatto prima l'altro, perché adesso dovrà ancora lievitare. Giustamente, vabbè, quindi vado a condividere il mio, che è un pochino più lungo, dove ho anche un po' pasticciato, quindi. Ma voi non lo noterete, io ve lo spoilerò lo stesso, ma tanto non lo, anzi, mentre parlo, se non preparo il video, non lo posso far partire. Ci sono, spero che si senta, dopo eventualmente controllo anche l'audio, quindi adesso vado a far partire il mio. Eccolo qua. Abbiamo fatto raffreddare il nostro composto, il nostro zucchine, il nostro composto, per un quanto dura all'interno del boccale. Vado avanti e mi chiede 4 fette di pan per re senza crosta, che io ho preparato in questo piattino. Quindi vado ad aggiungere alle nostre zucchine, che sono comunque sempre un po' croccanti, non sono morbide. Quindi questo mi permetterà di avere dei pezzettoni di zucchine all'interno del composto. 50 g di pan grattato. Ok, qua io ho, qui io ho versato il grana anziché il pan grattato, quindi dopodiché mi sono resa conto e ho agganciato l'altro video dove andavo a mettere il pan grattato, quindi ho dovuto recuperare in corsa, ragazzi, perdonatemi, eccolo qua. Ci sono. 50 grammi di parmigiano reggiano, 50 grammi di pan grattato. Ecco qua, butto dentro tutto, sto aggiungendo il pan grattato che mancava prima, 2 lametti di menta fresca, non ho proprio 2 lametti perché la mia piantina di menta è piuttosto giovane. Quindi ho recuperato un po' di foglioline, le punte, quindi vado a mettere la mia menta lavata e sistemata, un pizzico di sale, eccoci qua. Un altro po', che non riesce molto, un po' di pepe, ecco qui, avanti, di pepe, posizionare il mesurino, perché l'ho coperto perché mi sono spostata per grattugiare il pane, avevo dimenticato di grattugiare, avanti, 30 secondi, velocità 3, anti-orario. Ci mette proprio poco, senza temperatura. In questo step, sicuramente al termine di questo video, Rossana ci racconterà come utilizzare invece la menta, perché questi sono due che vengono cotti. Io so invece, dall'ultimo incontro che abbiamo fatto con Rossana, che gli alessandrini non vanno portati ad alta temperatura, quindi quasi sicuramente andranno utilizzati in modo diverso. Vado avanti. Controlla la consistenza dell'impasto, se necessario aggiungi le pan. No, il desiderio parla di Loki. Nel frattempo ci ammisca ogni tanto la menta perché ha i poteri paranormali. Dici dai energia. C'è un microfono aperto e così il mio già non si sente molto. Ok, forse ci siamo. Si vedono, si sentono, ma le voglio un po' così. Leggo che si sente poco, quindi qua adesso abbiamo tritato. Vado a tritare un altro pochino le zucchine. Quindi io andrò a rimettere sul boccale. Visto che lo voglio leggermente sminuzzato, ma mi sembra abbastanza morbido, farò un passo indietro, tolgo l'antilame e lo vado a girare a velocità 4. Lo tengo d'occhio così quando so. Quando vedo che la dimensione mi aggrada, ho tritato un altro po' perché le zucchine erano un po' più grandi rispetto a quello che desideravo. Avevo un lungo in casa, non è detto che lo mangi con un pezzettino di posto di zucchine. Ecco, l'abbiamo proprio smesso. Quindi passiamo avanti.
Forse vi ho perso, non sento più nulla. Ok. E perché è partata? Ta. Abbiamo perso un pezzo. Qua l'avevo già fatto, scusate, perché devo capire. Ok. Va bene, questo l'abbiamo già visto, scusate. Appoggiare su uno dei quadratini di carta forno, quelli che abbiamo preparato prima, posso se non lo leggo bene, preparati un coppa pasta, sistemare all'interno una parte di pasta e livellare con il dorso di un cucchiaio. Ripetere l'operazione. Ok, si era stoppato il video. Allora, sì, praticamente parlo proprio di andare a mettere tutto l'impasto che si è creato sopra i fogli di carta forno. Intanto sono arrivate le mie figlie. Vado a inquadrare Elisa che sta creando il suo coniglio. Ciao. Allora, io ho cercato di farlo il meglio possibile. Adesso dobbiamo mettergli gli occhietti, che ho preparato due pezzettini di oliva. Allora, non guardatemi male, il coniglio nel bimbi è fatto con le orecchie rotonde, quindi ve l'ho riprodotto con le orecchie rotonde. Io ne ho fatto un altro con le orecchie lunghe perché a mio figlio questo non gli sembra un coniglio, mi ha detto che è un topo, quindi io ne ho fatto un altro con le orecchie lunghe che almeno lo faccio contento, però nel bimbi era con le orecchie rotonde. Adesso prendo due mandorle per i dentini. Rossana, cosa avevi pensato invece per questo impasto? Allora, qua ci si può sbizzarrire, nel senso che vanno bene le piante aromatiche, quindi rosmarino, timo, origano, maggiorana, basilico. Se ci si vuole spingere proprio, io ho pensato anche al finocchio, che sono tutti oli essenziali molto buoni, ognuno con la sua proprietà emozionale, e che possono essere però un validissimo aiuto in cucina. Insomma, cioè il basilico, l'origano, noi lo utilizziamo tantissimo nei sughi, ma anche per aromatizzare gli impasti, ad esempio dei lievitati. L'accortezza è quello di mettere sempre l'olio essenziale nella parte grassa, quindi in questo caso il latte e il burro. Se ci fosse stato l'olio, miscelarlo nell'olio. Ma in questo come mi devono pagare a voi? Dicevo, scusami Rossi, in questo caso possiamo anche infornare e spennellare con dell'olio aromatizzato con l'olio essenziale dopo aver sfornato in maniera tale da non entrare in contatto con l'alta temperatura, giusto? Sì, sì, volendo si può fare anche così. Diciamo che con la temperatura si perde, cioè tende un po' a volatilizzare l'olio. Quindi teniamo sempre conto della cottura o non cottura, ecco, se non è in cottura a maggior ragione basta veramente una goccia. Quindi va bene anche spennellare dopo se si vuole spennellare con l'olio, certo. Mio collega qua. Intanto che devo chiudere l'audio se lo pesco, oh, perché non è così facile. C'è un audio che vorrei... Ok, non sono sicura, ma forse l'ho pescato. Eccomi qua. Allora, mentre invece Elisa sta appunto spennellando il suo coniglio e lo allora, vai a i dentini glieli facciamo con due mandorle. Poi nel pancino ci mettiamo un po' di semi di sesamo, che però io ho pensato che andrebbero benissimo qualunque seme. Se noi vogliamo fare colorati vanno bene qualunque seme. E questo sarebbe il coniglio del bimbi. Vi giuro che è così nella figura. Ve lo giuro. Bello, dai. Bello, bello, Eli. Allora, ti lasciamo adesso. Lui ha un'altra ora di lievitazione. Quindi, fatto questo passaggio, mettendogli sopra, spennellandolo con il latte. Sara,
è un'amica Sara, se lo può dire, diciamo proprio lo può dire. Quindi tu avrai va a lievitare. Quando noi ti salutiamo tu avrai un altro coniglio da infornare, che meraviglia, guarda. Che tra l'altro ho guardato adesso, ragazzi, non spaventatevi perché è giganteschissimo. Ok, allora questo lo metti via, io lascio, faccio andare il mio secondo, uno step dei miei, così vado avanti anch'io. Se riuscissi a farlo partire. Ecco. Forno preparati in un coppa pasta da 8 cm. Sistemare all'interno una parte dell'impasto e riverglare con il cucchiaio, col dorso del cucchiaio. Ripete l'operazione con le tre parti dell'impasto. Dopodiché mi parla della frittura. Non ho il coppa pasta, quindi quello che farò è prendere una ciotolina di acqua per tenere le mani umide e farò le mie polpettine da schiacciare leggermente da 8 cm circa. In questo modo avrò risolto il problema del coppa pasta, avendo comunque un formato tipo hamburger richiesto da 8 cm. E andrò quindi a collocarli sopra i miei fogli di carta da forno. Dopodiché preparo in una padella antiaderente a scaldare 10 g di olio extravergine d'oliva rimasti e le andrò a friggere praticamente. Quindi adesso vado a prepararmi quello che è necessario per fare le forme. Ci vediamo dopo. Ecco qua. Allora, ci ringraziano per la simpatica serata chi invece ci sta iniziando a salutare. Vediamo dove siamo andati. Dove si va? Si va da Fulvia. Fulvia, tu hai finito di sistemare le tue pasqualine? Non ti sentiamo, no? Non ti sentiamo. Eccomi. Ecco. Allora, la prima teglia l'ho appena infornata, sto preparando la seconda teglia. Per cui ne vengono tantissime, 12. Guarda, ne vengono 12. E tra l'altro sono davvero deliziosi. I miei figli stanno aspettando che siano pronti perché li ho fatti domenica e mi sono piaciuti tantissimo. Bene, bene. Allora ti lasciamo lavorare, intanto salutiamo chi invece sta uscendo in questo momento, ritroverete tutta la registrazione anche sulla nostra pagina Facebook, se volete vedere come è andata a finire col coniglio di Elisa e anche scoprire altri segreti invece sugli oli essenziali, vi invitiamo a rimanere perché quando chiuderemo la diretta Facebook potremo fare tranquillamente 4 chiacchiere fra amici e potrete chiedere tutto ciò che desiderate a Rossana. Che sicuramente avrà altro da raccontarvi e adesso la vado a stuzzicare nuovamente sulla menta, adesso arrivo, voglio vedere un pochino. Elisa, hai qualcosa da presentarci o aspettiamo dopo? Vediamo cosa mi dice. Ogni volta vi attivo l'audio per te. Allora, da che parte lo volete vedere? Andiamo a vedere. Ok, perfetto. Guardalo, ma cosa è? Oh, wow. Adesso sì che sembra posseduto. Ci sta, vedi? Cioè, è enorme. È enorme. È diventato il doppio. Sì, assolutamente. Come sia così, l'aveva detto, deve raddoppiare. È raddoppiato. Giusto. Adesso io lo metto in forno. Va bene, quindi lo ripeschiamo più tardi, lo tireremo. Però vedete che gli ho fatto le orecchie più lunghe, questo qua, perché sennò mio figlio mi si lamentava. Sì, guarda che... Certo. Lunghe che gli ho fatto. Davvero puoi scavare, abbiamo visto una foto di un coniglio pasquale pane, si scava la pancia, si mette la ciotolina con la salsa, con l'insalata, lì ci sta tutto. Mi sta proprio di sì. Esatto. Sposto il tavolo per mettere dentro il coniglio, Vedi, Paola e Sara dicono che è bellissimo. Grazie ragazzi. La nostra amica Sara invece dice che è obeso. Bene, bene. Allora, vado, mentre, visto che Fulvia va avanti, io continuo anche col mio, perché io sono proprio addirittura d'arrivo, gli step sono proprio pochi e molto semplici, quindi faccio... vedere come ho continuato a preparare la mia ricetta, così poi Rossana ci potrà dire come utilizzare la menta in questa ricetta e con che effetti. Allora, via. Ci sono i miei 4 fogli di carta da forno e il mio impasto. Qua ho messo un po' di acqua per tenere le mani in maniera tale da agevolarmi nella preparazione degli hamburger. Vado a fare le mie piccole
palline che poi andrò a schiacciare un pochino. Allora. Secondo me ne vengono anche di più, di 4 in realtà. Le vado a collocare prima come palline. Sì, decisamente ne vengono anche di più. Allora, preparo queste 4 giusto per farvi vedere come verranno cotte, poi finirò con la quinta. Ecco qui, i miei 4 hamburger sono pronti e qua ne ho praticamente un quinto. Come sarà bello grande, eh? Lo lasciamo qua nel piatto. Le posso schiacciare. In maniera tale che siano pronte da friggere nella mia padella. Qua posso anche aggiungere un po', perché lo vedo piccolino. Ok. Mentre l'altro lo vado a creare un altro quadratino di carta da forno per l'ultimo hamburger che ho qua. E adesso andiamo a scaldare l'olio per preparare i nostri hamburger. Eccoci qua. Ros, cosa ci dici? Con questa menta, la mia povera menta già spennata, quei 4 foglie gliele ho rubate io. E come dicevamo prima, appunto si può usare l'olio essenziale nell'impasto che tu hai preparato prima della cottura. E io penso che insomma anche questo maneggiamento che si fa dopo per fare i burger veramente diventa un'atmosfera pazzesca, perché ma poi noi dobbiamo anche pensare per chi cuciniamo, no? Quindi se lo facciamo per la nostra famiglia o se vogliamo poi dargli a qualcuno, è anche bello, no? Decidere anche l'olio essenziale da aggiungere, che va a lavorare anche a livello emozionale, magari pensato anche per la persona o il gruppo di persone a cui è destinato. Certo. O anche alla nostra famiglia, no? La condivisione, certo, sì. Esatto. Beh, devo dire che viste le serate che delle volte vanno per stanchezza, per impegni, per lavoro, forse col tocco di un olio essenziale a cena potrebbe alleggerire un po' quei pensieri che quando, soprattutto in questo periodo, qualcuno magari si porta a casa, per cui alleggerire un pochino, magari rallegrare attraverso gli oli essenziali fa sicuramente bene al cuore e all'anima, perché proprio ridona un po' un'emozione diversa, lasciando da parte qualche pensiero. Allora, Sonia ci saluta, e però è stata contenta di questa serata, vorrebbe saperne di più sugli oli essenziali, quindi Sonia, fra l'altro, è una mia cliente, per cui la rimanderò a te, Ros, così che tu possa raccontarle di più. Benissimo, sì. Poi attraverso la pagina del Bimbi Brianzolo troverete anche i contatti di Rossana, poi più tardi daremo anche la pagina. Tu, Ross, hai già la pagina, giusto? Mi dicevi? Sì, io sì. Come diceva Domenico, chi è stato invitato ha già a chi rivolgersi per gli oli, mentre chi non ha nessuno può contattare tranquillamente me. Benissimo. Domenico, ciao Domenico, c'è anche Anna, credo, io l'ho visto, sì, ok. Sì, c'era Anna, c'è Anna. Anche Anna, sì, perché li ho visti io, mentre scorro le telecamere per andare a pescare le mie ragazze, ho incrociato un po'. Allora, intanto c'è Nunzia e Fulvia che lavora. Non si sente niente. Ok, intanto io ho trovato l'audio.
mi sono persa, perché mi sono persa la condivisione del video? Eccola qua, Fulvia, stavo dicendo, stava aprendo le uova di quaglia. Guarda, l'ho fatta, non ne ho rotta nessuna. Fantastico, fantastico. Da me sarebbe successo un disastro. Andiamo a vedere invece cosa ho combinato col mio impasto. Visto che dobbiamo aspettare che si sforni, che lieviti, che eccetera, eccetera, io vado a cuocere. Visto che sono proprio arrivata alla fine, molto rapidamente, eccola qua. Eccoci pronti a cuocere i nostri hamburger. Ecco qua il mio hamburger, il terzo, lo vado a posizionare in padella. Allora, prendo anche il quarto, mentre soffriggono. Eccolo qua. Ok, scusate, il chiasso. Li lascio cuocere, li rivedrete all'impiattamento. E anche io sono riuscita ad arrivare alla fine della ricetta, sembrerebbe senza danni, quindi dopo andremo a vedere un pochino come sono venuti. Allora, Fulvia sta lavorando ancora la sua sfoglia, Elisa aspettiamo che il suo giga coniglio, giga topo esca dal forno. Con Fulvia volevo parlare della pastiera napoletana, perché in realtà la mia ricetta sarebbe dovuta essere la pastiera napoletana, che portava altri oli essenziali che io adoro e avevo anche in casa, perché ce li ho, non li ho usati perché ho avuto paura della sfoglia della pastiera napoletana. Vai Fulvia. Allora, forse tra le persone collegate c'è anche qualcuno che ha assaggiato la pastiera fatta da me. Pensa che io non la mangiavo quando vivevo a Napoli perché non mi piaceva, ho iniziato a farla per i colleghi e chiaramente ho iniziato a farne in dosi abbastanza importanti. La pastiera si prepara di solito il giovedì della settimana di Pasqua, per cui inizi il giovedì pomeriggio e finisci di notte perché ne fai talmente tante da non riuscire a terminare in un orario decente. E ho scoperto un aneddoto molto particolare, non ne sapevo nulla sulla forma delle strisce sulla pastiera. Sulla pastiera vanno distribuite 7 strisce di pasta frolla che rappresentano le strade del centro di Napoli. E in effetti, guardando tutte le pastiere fatte dalle pasticcerie più famose, hanno tutte solo 7 strisce e non di più. Allora, dice Loretta che lei se la ricorda la tua pastiera, vedi? Sì. Ha ragione. Allora, io avrei dovuto preparare la pastiera, quindi ovviamente io essendo sempre in stupendo ritardo su qualunque cosa, stamattina alle 5 ho letto che avrei dovuto fare la sfoglia ieri alle 5, tipo, per cui lì la sfoglia la frolla, non la sfoglia. E lì ho detto no, non si può fare. Dato che la frolla è sempre una di quelle preparazioni che viene bene se ti viene bene, ma se la tratti male poi ti si rompe quando la devi andare a girare, a tocchignare. No, ho detto no, non voglio andare a rovinare la pastiera proprio oggi. Ma la pastiera insieme al grano, allora c'è il grano cotto all'interno, ci sono i canditi, e poi c'è l'acqua di l'acqua di fiori di arancia, ce la posso fare. E cos'altro? La ricotta. La ricotta, e per gli oli essenziali invece avevamo pensato agli agrumati, giusto Ross? Sì, anche al limone. Ecco. Limone e arancio. Quindi l'olio essenziale di limone, l'olio essenziale di arancio selvatico. Tra l'altro l'olio essenziale di limone doTERRA lo produce in Italia, quindi è siciliano, quindi è un olio nostrano, da agrumi nostrani, sì, insieme al bergamotto sono i due oli che vengono prodotti in Italia, il bergamotto in Calabria. E quindi sì, nella pastiera si può aggiungere l'olio essenziale di arancio e di limone, che sono due oli molto molto versatili in cucina, nelle torte, ma anche nelle preparazioni salate,
anche a crudo, il limone può essere tranquillamente utilizzato al posto del succo del limone, se non l'abbiamo magari un limone fresco, l'olio essenziale lo sostituisce tranquillamente. E soprattutto magari non rischiamo neanche di avere quel limone che a volte è un po' troppo acido. A me capita, no? Che magari metto il limone fresco, intendo, e a volte è, insomma, disturba in realtà. Invece l'olio essenziale questo non succede, perché non c'è questa variante, ecco. Vabbè, Domenico ci... Domenico, ok. Tu ami la cassia, Domenico. Io categoricamente voglio la boccetta di cassia. Cioè... No, ma Iris, la cassia nella torta, provala, perché è un'esperienza... No, assolutamente, ormai, guarda, farò la cassa... Parole, quello che dovevo fare, la ricetta, ma la cassa, perché mi hai proprio incuriosito. Però hai la cannella, Iris, nel caso uso quella anche. Userò sicuramente la cannella. Ecco, mi volevo fare il crumble con la cannella e le mele. Perché anziché fare il crumble alle fragole, e va bene, che l'ho provato e ho visto anche molto veloce da fare, perché il crumble si fa con la frutta sul fondo della tortiera, unta con del burro, si mette la frutta e dopodiché si sbriciola sopra della frolla un pochino, cioè proprio in modo grossolano, ed è un dolce che si mangia a cucchiaio, nel senso che è sbricioloso ma anche molto cremoso per via della frutta che si scioglie col calore. E l'altro giorno guardavo le mele e ho detto, faccio l'ultima quota di mele, la farò sicuramente come crumble con la cannella, e mi è venuto proprio in mente l'olio essenziale. Ho detto, lo provo, voglio proprio vedere, sì, in cucina com'è. Così ci fai sapere. Esatto. Tra l'altro, visto che abbiamo parlato della menta stasera, l'accoppiata menta-limone dal punto di vista emozionale è una bomba, nel senso che veramente attiva tantissimo, quindi va benissimo per la concentrazione. Ok, allora mi ci vorrebbe proprio, assolutamente, visto la mia mente un po' così, i miei voli pindarici, ci vuole. Perfetto, allora, come siamo messi a cottura? Possiamo sfornare il tuo coniglio mezzo cotto, mezzo sì e mezzo no, Eli? Cosa dici? Perché siamo... Ma certo, va bene, non c'è problema. Allora, Fulvia, non so come si è messa lei con la cottura. 5 minuti ancora. Perfetto, allora, mentre... Non è ancora abbronzato, però... No, allora, se dobbiamo aspettare un po', no, possiamo... Io vi faccio vedere, poi lo rimetto lì. Inizia la sua abbronzatura. Veniamo a sbirciare il tuo coniglio, così poi recuperiamo anche i miei fantastici hamburger di... burger di zucchine. Aspettane, eh. Non mi muovo, sono qua con te. Aspetta che inquadro dall'altra parte. Eccolo qua, effettivamente stava prendendo colore lieve, lieve, lieve adesso. Vedo una zampina. Sì, qui. Sì. Lievemente abbronzato, lo lasciamo cuocere ancora, via. Sara lo vuole vedere abbronzato. Sara, rimani con noi fino alla chiusura della live di Facebook e lo vedrai sicuramente abbronzato. Iris, devo pulire il boccale, vuoi farlo vedere? Sì, eccoci qua, sostituiamo, ecco qui, ecco le tue pasqualine, come sarà l'effetto finale al taglio, perché non te le facciamo tagliare da calde. Ah, certo, devo farle raffreddare un po', allora, io metto il segno libro e recupero i nostri superpoteri. Come potete vedere, uno dei simboli rappresenta il boccale con la goccina d'acqua. Ci sono delle funzioni di pulizia automatiche che ci permettono di pulire il boccale sia dopo un impasto, sia dopo la cottura del caramello o dopo una cottura tradizionale, per cui il programma si regola in base al tipo di sporco che abbiamo nel nostro boccale. Io avevo ancora un po' di ripieno nel boccale, lo metto da parte, magari domani faccio un po' di pasta fresca. Iris mi ha incuriosito, mi ha detto che la ricetta
e con il video, e adesso devo provarla assolutamente. Classica. Ricetta della pasta fresca, ho trovato il video step by step di come utilizzarla ed è stupendo. Ok, allora puliamo subito il boccale. Metto un goccio di detersivo per i piatti oppure 40-50 grammi di aceto e semplicemente schiacciando il pulsante partirà la pulizia. Perché il nostro bimbi si autopulisce. Sono delle funzioni di pulizia automatiche che ci permettono di partire la pulizia. Perché il nostro bimbi si autopulisce. Oh mamma. Siamo l'eco. Un lieve eco perché arrivava da Facebook. Stavo cercando di attivare anche una condivisione. Non me la sono persa. Quindi tu hai scelto la pulizia in pasto, giustamente. Non ci sente. O si è messa... No, ti sento. Ok, perfetto. Allora, vi ricordiamo e vi annunciamo, perché per chi ancora non lo sapesse, che sabato 27, mi sono persa un momento, avremo la maratona della colomba. Quindi chiedo a Rossana se vuole... ovviamente lì non vi terremo live attaccati con tutte le i live che faremo, perché sarà la giornata intera, ma se vuoi accompagnare le nostre colombe con l'accenno sugli oli potrai seguirci nell'evento nella pagina e dare la tua chicca riguardante gli oli, per noi è preziosissima. Ci saranno diverse colombe in preparazione, le ragazze la prepareranno, avvieranno delle micro live a seconda dello step che andranno a preparare, e chi volesse prepararle con noi può tranquillamente seguire l'evento, la Maratona della Colomba, che trova nel gruppo Il Bimbi Brianzolo e anche sulla pagina, e può tranquillamente prepararsi gli ingredienti e fare gli step by step con noi. Grazie a te Monica, è stato un piacere averti con noi. Tutti i video, tutti i corsi di cucina e anche appunto questa live dedicata anche agli oli li troverete sulla pagina Il Bimbi Brianzolo. Per chi avesse bisogno di mettersi invece in contatto con Rossana potrà farlo attraverso di noi, attraverso la pagina o attraverso i suoi colleghi. Sicuramente ci saranno anche appunto altri colleghi ai quali vi potrete rivolgere, perché vi hanno invitato a questo corso. Ed è stato un piacere avervi con noi e tra poco vi faremo vedere tutte le preparazioni finite. Quindi parto io, Elisa, abbiamo sbirciato il suo coniglio che si sta abbronzando un altro po'. Io vado a recuperare la foto del mio hamburger, del mio ormai famosissimo hamburger di zucchine. Vediamo se riesco a recuperarla. Eccola qua. Quindi... condividiamo lo schermo. Eccolo qua, il mio hamburger di zucchine, impiattato, con rucola e pomodorini. Devo dire che è proprio buono, eh? È stato anche piuttosto veloce prepararli, si friggono, come avete visto, tranquillamente in padella. Ah, io qua ci avrei messo anche qui un altro tocco di olio essenziale alla menta, visto che le mie foglioline non hanno reso molto molto il sapore. Un altro, no, oltre che con le zucchine, l'olio essenziale alla menta va benissimo con le melanzane grigliate con un po' di menta e aceto, un pizzico di aceto insieme all'olio, l'aglio e tutto quello che è, però con un tocco di menta sono un capolavoro. Quindi olio essenziale, sì. Anche lì una bella goccia, sì, di olio, magari appunto mischiato con l'olio, cioè l'olio d'oliva, insomma la parte grassa. Mi stai ingolosendo, Ross, inizio ad avere dei bisogni a livello di oli essenziali. Ma poi con l'estate c'è tutta la parte ghiaccioli. Eh sì, poi andiamo. Gelati. Capirai, noi già siamo in autoproduzione costante. Quindi non ti dico, qua veramente tra i gelati, i ghiaccioli, i sorbetti, gli aperitivi, i mojito, le caipirosche, cioè ce ne sarebbe davvero di che divertirsi, eh? Con quel tocco in più sarebbe davvero, davvero divertente.
Per dare un buon profumo agli impasti, specialmente pane, che olio consigliate? Lo diceva prima Rossana, parlava sì, appunto degli sì. oli, delle erbe aromatiche come rosmarino, sì. basilico, giusto? Sì, sì, esatto. Anche sì, la maggiorana, il timo, l'origano, però si può utilizzare anche il finocchio, ad esempio, che è particolare, insomma, se piace il finocchio, oppure se si fanno dei pan dolci, dei lievitati dolci, si possono utilizzare anche gli agrumi. Certo. Ma in cucina poi davvero gli oli essenziali, se allora voglio sperimentare, sì. Davvero, davvero. Vi faccio vedere ad esempio una cosa. Questa è la nostra pagina, la piattaforma che Bimbi ha creato per interagire, per passare le ricette al TM6. All'interno di questa piattaforma ci sono circa 7500 ricette. Se io ormai mi sono fissata con la menta, perdonatemi, ma quando vado in fissa sono così, scrivo menta, ad esempio con l'utilizzo proprio dell'olio essenziale, pensate che ci sono 440 ricette dedicate, quindi dall'infuso menta liquirizia, dove sicuramente l'olio essenziale può fare la sua parte, a tante altre preparazioni che vanno dal dolce al salato di ogni genere, tanto mi si è svegliata una pupa, col salmone, il tiramisù, menta e cocco. Se vedi qualcos'altro che ti ispira, Ross, sull'olio essenziale, bloccami, che menta e lemongrass. La tisana. Barbabietana. Tisane, sì, no? Che mi dicevi che è una delle funzioni anche particolari. Effettivamente si possono utilizzare gli oli anche per fare le tisane, assolutamente. Sì, perché anche poi tra l'altro con Bimbi non andiamo oltre una determinata temperatura quando facciamo le tisane, proprio per salvaguardare le erbe che utilizziamo, perché altrimenti perdono il loro valore, andiamo a portare l'acqua, non la portiamo a ebollizione ma rimaniamo sotto i 70 gradi, proprio per andare a salvare le proprietà. E anche per gli oli essenziali questo sicuramente è un valorizzarli, per poterli valorizzare anche in questi altri utilizzi diversi. Quindi già io sto continuando a curiosare sulla menta e devo dire che c'è davvero da divertirsi. Gnocchi al basilico e menta con salsa di zucchine rosso. Qua facciamo una abbinata, la dobbiamo sì, proprio sì. provare. Sia quello al basilico che quella alla menta. Basilico e menta. Speciale. Sì. Bene, allora ecco qua i nostri gelati, ghiaccioli cremosi, latte e menta. Mentre pompelmo, Rosa, adesso io ti faccio una domanda, non so se c'è. Olio essenziale al pompelmo? Certo, c'è tutto. tra l'altro anche quello è un agrume molto molto buono. Cioè veramente sono da annusare, perché ogni olio poi parla. Quindi è quasi superfluo parlarne, perché bisognerebbe proprio parla da sé. Ma davvero, cioè non è perché io sono innamorata degli oli essenziali, però è davvero così. No, è vero, è verissimo, sì. Ci voglio provarli proprio per vedere appunto su ognuno di noi che effetto fanno. Esatto. Ognuno di noi avrà poi il suo olio del cuore. Vedi come e va anche a periodi, certo. L'olio del cuore. Eh sì, è vero, secondo un po' anche dalle fasi. Esatto. Poi c'è una bella tisana con la lavanda e la menta, vedi? Anche la lavanda è un olio essenziale che si può utilizzare molto in cucina, anche nei biscotti alla lavanda si usa. Sì, le leggevo, c'era Paola, la nostra amica Paola, che se non sbaglio aveva fatto una preparazione con la lavanda lo scorso anno. In cucina, adesso non so se è ancora collegata. Intanto noi abbiamo fatto i cracker alla lavanda. Cioè noi, lei. Io sono assaggiatore. Assaggiatore certo. Professionista, le ha fatti lei, erano buonissimi. Immagino particolare. Valutare la cucina dall'aspetto emozionale è amplificare ed espandere il piacere proprio del cibo. Perché aggiunge una dimensione in più in quel tipo di abitudine. Sì, come diceva Rossana, è proprio da provare.
diventa indubbiamente un valore aggiunto. Io intanto ho Sofia che piange, scusate. Eccomi, scusate. Andavo in pausa. Oh, Sofia che piange, era questo che volevo dire. Ross, ripasso un attimo la parola a te. Sì. Per la chiusura. Ok, Monica ci saluta. No, forse Sofia, arrivo subito. Allora, vediamo un attimino se Fulvia ha sfornato. Sì. Ho sfornato i primi sei. Vediamo se li vedi. Ti vedo, non deve, eccole lì, dentro il tuo cestino, perfetto. Quello è un cestino da Big Shot, eh? Li riconosco. Infatti ho utilizzato dei pilottini in carta per non sporcare il cestino. Adesso sto aspettando gli altri sei che sono in forno, saranno pronti tra 2-3 minuti. Meravigliosi. Mentre Elisa col tuo coniglio, l'abbiamo visto prima. Raccontaci un po' del tuo coniglio, come è messo. Ah no, leggo adesso. Elisa è senza audio perché col computer non era entrata con l'audio, quindi nulla, gli è morto il cellulare, mi dice. Niente, quindi vi salutiamo, vado a interrompere la live di Facebook, non penso che lei riesca, o forse ci ha sentito, sì, sta prendendo il suo coniglio. Loretta ha scoperto come usare gli oli doTERRA anche in cucina e ci ringrazia. Scusate l'audio silenzioso di Elisa e il mio un po' più movimentato. Fulvia, presenti tu un secondo con Elisa e il suo coniglio per i saluti finali che magari recupererebbe Sofia. Io certo, intanto. Eccolo che è pronto. Bravissima Elisa, bellissimo. Mangerai pane? È stupendo Elisa, complimenti. Bellissimo, non l'ho mai vista una roba del genere. Bella davvero. Che forte. Anche le mandorle al posto dei denti. Elisa, è molto grazioso bellissimo. In realtà. Sì. Molto bello. Bellissimo, guarda lì che bello che è. Brava. Niente, io ho Sofia. Che... Sofia. Adesso non vi sento proprio più. No, sono io che stavo mettendo. Allora, vado a chiudere la live di Facebook comunque. Scusateci, vi salutiamo tutti sui social, grazie per averci seguito. E al prossimo appuntamento, grazie mille.